Allora, anche stasera, che è il giorno di Santa Lucia, abbiamo pensato di fare il mangiare tradizionale, quindi la tavola è apparecchiata con le 13 cose di Santa Lucia e oltre a questo immancabilmente ci sono i cullurielli, perché le persone durante il periodo natalizio vogliono sempre degustare i fritti di Natale. Quindi per stasera voi trovate quelli, i cullurielli di pasta cresciuta, si dice, quindi con lievito. Poi altre sere abbiamo fatto tipo delle pizzette fritte, abbiamo fatto i cullurielli quelli coriglianeesi, come noi diciamo i pasta rutata. Ma la caratteristica di stasera è proprio la particolarità di apparecchiare la tavola con i 13 frutti, quindi la cesta proprio di Santa Lucia, che da quest'altra parte il grano di Santa Lucia, quindi mischiato col miele, e qua tutti i frutti tipici, quindi lupini, datteri, le noci, le castagne, insomma tutto quello che vedete nella cesta, accompagnato sempre da un vino locale, perché comunque come Proloco portiamo avanti le tradizioni tipiche della città di Corigliano Rossano, della caratteristica della nostra associazione, oltre a tutti gli stand di arte e artigianato che vedete dislocati all'interno del parco. Ovviamente questa è legata a Santa Lucia, quindi alla tredicina di Santa Lucia, è una tradizione legata al tempo, quindi legata alla luce, quindi viene anche chiamata la festa della luce, perché il 13 è il numero della luce, è il numero legato alla santa, che espone gli occhi nel piattino proprio perché è stata resa martire quando gli sono stati tolti gli occhi. Santa Lucia è molto venerata anche nel centro storico di Corigliano e da poco si è ripristinata anche la processione all'interno delle vie, durante le vie cittadine. Ed è da tantissimi anni che si fa, per esempio nei paesi più interni, nei paesi Arbrèche o nei paesi tipo Acri, si fanno 13 pietanze, mentre da noi è usanza fare proprio 13 frutti, che rappresentano il simbolo dell'abbondanza e del territorio, quindi è un buon augurio per il territorio, per la terra.